Buongiorno, oggi riprendiamo il nostro percorso per parlare del metodo Montessori. E oggi parliamo con Milena Piscozzo, che è la dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo Riccardo Massa di Milano. Parliamo con lei perché lei nella sua scuola ha un bel numero di classi che adottano il metodo Montessori, sono 10 classi di scuola primaria con metodo Montessori, quindi ordinamentale, ma adesso da alcuni anni ha iniziato anche una importante sperimentazione nella secondaria di primo grado. Ecco, allora intanto di che sperimentazione si tratta? Cosa state facendo e quante scuole sono coinvolte in questa sperimentazione? Perché voi siete anche la scuola capofila di una rete nazionale. Sì, intanto buongiorno. La scuola Riccardo Massa ha strutturato il metodo per la scuola secondaria di primo grado un po' di anni fa, strutturando anche insieme a Opera Nazionale Montessori il percorso di formazione per i docenti di scuola secondaria di primo grado. Da un po' di anni quindi che sperimentiamo e abbiamo ottenuto il primo decreto ministeriale di autorizzazione, articolo 11 del DPR 275 del 99, nel 2016. I risultati sono stati importanti, abbiamo avuto dei risultati sia dal punto di vista delle iscrizioni, sia dal punto di vista della motivazione degli studenti, sia dal punto di vista degli apprendimenti degli studenti, attestati anche da risultati invalsi, perché appunto i nostri studenti sono ormai usciti da diversi anni, appunto dalla nostra classe terza. Ecco, questo, diciamo, lavoro fatto nel Milanese che ha riguardato la scuola Riccardo Massa, appunto la mia scuola e altre tre scuole del Milanese con una rete appunto locale, è stata adesso estesa a livello nazionale per vedere appunto se il metodo funziona anche in altri territori a livello nazionale. Quindi è stata costituita una rete nazionale con capofila appunto l'IC Riccardo Massa. E nel 2021, con il decreto ministeriale 237, abbiamo avuto un'autorizzazione ad una sperimentazione nazionale e le scuole adesso coinvolte in questa sperimentazione nazionale sono 25, appunto, distribuite in vari contesti territoriali italiani. Ecco, ma perché sperimentare il metodo Montessori nella scuola media, anzi, come è più corretto dire, nella secondaria di primo grado? Quali sono le ragioni che vi hanno indotto a attivare questa sperimentazione? Allora ci ha portato, diciamo, a sperimentare nella scuola secondaria di primo grado il fatto di avere all'interno dell'istituto una scuola primaria Montessori. Qui all'interno dell'istituto Riccardo Massa esiste un plesso di scuola primaria Montessori statale dal 1969-70. La necessità di creare una continuità ha portato già, come dire, a pensare a come poter fare, come poter verticalizzare il metodo nella scuola secondaria di primo grado. Quindi abbiamo proceduto a studiare tutto quello che Maria Montessori ha indicato rispetto all'adolescente, e Maria Montessori ha lasciato tantissime indicazioni in conferenze, scritti, non ha sperimentato il metodo nella scuola secondaria, ma ha lasciato tantissime indicazioni e anche un modello di scuola secondaria, il famoso Earth Kinder, che lei vedeva appunto come una scuola esperienziale. Quindi, basandoci proprio sugli studi di Maria Montessori, ma anche sulle esperienze che esistono all'estero, abbiamo iniziato appunto a diciamo, strutturare la scuola secondaria di primo grado. Ecco, diciamo che i risultati sin da subito sono stati incredibili, intanto rispetto ad una vera continuità didattica, perché essendoci i principi montessoriani alla base, diciamo, sia dei docenti della scuola primaria che dei docenti della scuola secondaria di primo grado, non avviene quello che no, qualcuno dice che sia no, come un salto nel buio dei bambini della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado. Quindi il primo aspetto importante è stato proprio quello di creare la vera continuità didattica. In secondo luogo siamo all'interno di un primo ciclo di istruzione che non può vedere due modalità diverse, cioè non può esistere una primaria Montessori e non una secondaria di primo grado Montessori. Quindi questo è stato l'aspetto, diciamo, che mi ha spinto, no? Proprio a strutturare sempre di più il metodo nella scuola secondaria di primo grado. Ecco, ma quali sono i principi pedagogici, didattici ai quali ci si deve riferire operando all'interno della secondaria di primo grado? Sono gli stessi che valgono
per la scuola primaria o ci sono dei principi specifici? Perché in realtà cambia l'età dei ragazzi e cambia l'età anche in modo significativo, perché i ragazzi di scuola media sono in una fase molto particolare del loro sviluppo. Quindi cosa cambia anche dal punto di vista metodologico, pedagogico e didattico? Ecco, parto proprio da questo aspetto che hai evidenziato tu. Cambiano i ragazzi. Maria Montessori, quando parlava dell'adolescente, evidenziava questo aspetto. Diciamo che l'adolescente, dal punto di vista dello sviluppo, si posiziona nel terzo piano di sviluppo, da 12 anni ai 18 anni, che Maria Montessori, come sappiamo, Maria Montessori struttura lo sviluppo umano in quattro piani di sviluppo, paragona questo piano di sviluppo, quindi lo sviluppo dell'adolescente, con il primo piano di sviluppo, 0-6. Quindi è un momento molto creativo, quasi esplosivo dal punto di vista della costruzione del cervello. E questo, quindi questo è un aspetto importante da attenzionare. Il secondo aspetto da attenzionare, proprio per sintonizzarsi dal punto di vista metodologico con questa fascia d'età, è quello che Maria Montessori diceva rispetto all'adolescente, considerandolo un neonato sociale. Maria Montessori evidenziava come in questa fascia d'età, a 12 anni, il ragazzo inizia i suoi primi passi nella società, e questo lo vediamo quotidianamente, no? Cioè, fino alla scuola primaria i bambini hanno come punto di riferimento l'adulto, che può essere il genitore o può essere appunto l'insegnante. Quando passa nella fase adolescenziale, diciamo che i punti di riferimento costituiti dagli adulti vengono un filino meno, perché acquisiscono importanza i pari. Ecco quindi che questi aspetti, la necessità di sintonizzarsi con questo piano di sviluppo, porta ad applicare quelli che sono i principi montessoriali, che sono uguali a quelli che ci sono anche in primaria, quindi per quanto riguarda l'autonomia, l'autovalutazione, a, diciamo, svilupparli sintonizzandoci appunto con questo periodo sensitivo. L'aspetto interessante è che, proprio considerando lo studente come neonato sociale, acquisisce ancora maggior rilievo il lavoro che viene fatto con i pari, il co-costruire insieme. Quindi questo è un aspetto che nella scuola secondaria di primo grado ha, diciamo, uno sviluppo quasi esponenziale. Senti, con questa sperimentazione diciamo che l'Italia si mette un po' anche al passo con altri paesi europei, perché in Europa e anche in altri paesi del mondo, per la verità, le cattedre, le scuole Montessori nella scuola secondaria sono numerose, anzi addirittura ci sono paesi in cui il metodo Montessori viene applicato anche con ragazzi di scuola superiore, di secondaria e di secondo grado. Quindi sicuramente questa sperimentazione ha anche una valenza europea, diciamo così. Sì, diciamo che Maria Montessori appunto ha dato delle indicazioni, un modello che non ha applicato, che è appunto l'Erdkinder, da cui sono nati, diciamo così, due filoni di scuole: la farm school, quindi diciamo la scuola nella fattoria, e il compromesso urbano. Quindi in vari paesi si sono, diciamo, il primo compromesso urbano lo troviamo già nel 1930 ad Amsterdam. Quindi si sono sviluppate le scuole secondarie su questi due filoni. Qual è la differenza italiana? Noi ci posizioniamo come nel filone del compromesso urbano, ma la differenza rispetto agli altri paesi europei ed extraeuropei è che la nostra è una sperimentazione statale. Cioè, nella Certo. maggior parte delle esperienze a livello internazionale, diciamo, troviamo la secondaria nel privato, e quindi con disponibilità diverse di spazi, risorse, e soprattutto riservato a poche persone, a pochi studenti che se lo possono permettere. Noi invece stiamo facendo questa, ecco perché ci caratterizza particolarmente, no, come sperimentazione, perché nasce in una scuola statale. Io dico sempre, tra l'altro, è una scuola statale di una periferia di una metropoli come Milano, e dico sempre, non è un caso, Maria Montessori ha fatto nascere in una periferia della città di Roma, la media nasce in una periferia della città di Milano, e in un contesto statale. Al termine di questa sperimentazione, se i risultati saranno quelli che voi attendete, che vi augurate e che voi sperate, il metodo Montessori potrebbe diventare ordinamentale anche nella secondaria di primo grado. È così?
E così è il nostro auspicio, nel senso che noi siamo al secondo anno di sperimentazione nazionale, abbiamo un altro anno di sperimentazione nazionale, e diciamo potrebbe, sono tre gli scenari, la chiusura della sperimentazione, ma i risultati sono assolutamente importanti, perché noi tra l'altro sperimentiamo da tantissimi anni, quindi abbiamo portato anche tantissimi risultati. Il secondo scenario è una prosecuzione della sperimentazione. Il nostro auspicio invece è che si arrivi all'ordinamento della scuola secondaria di primo grado Montessori, perché naturalmente permetterà poi ad altre scuole che vorranno, avvicinarsi al metodo Montessori, che non abbiamo detto in questa, in maniera dettagliata, ma che avremo modo magari di approfondire, i grandi risultati anche dal punto di vista dell'inclusione scolastica, oltre ai risultati dal punto di vista appunto degli apprendimenti degli studenti e della contaminazione metodologica rispetto anche alle sezioni non Montessori di un istituto comprensivo. Quindi la validità del metodo nella scuola secondaria di primo grado è, ormai, visibile a tutti, quindi il nostro auspicio è che si possa arrivare ad ordinamento ed avere, oltre alla media normale con i vari tempi, appunto 30, 36 e 40 ore, e oltre alla media indirizzo musicale, avere anche la media a indirizzo Montessori o media Montessori. Bene, allora vi facciamo i migliori auguri affinché la vostra sperimentazione arrivi anche a raggiungere questo obiettivo. Grazie a Milena Piscozzo, dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo Riccardo Massa di Milano. Auguri ancora. Grazie.